Buongiorno, continuiamo con le considerazioni sull'arte, avendo riferimento il testo L'arte come prassi di Joel W. Bertrand, perché offre veramente una miniera di considerazioni in contraddizione al testo, veramente molto molto ampia. Allora, cominciamo la lettura. Dice, le opere d'arte, scrive Bertrand, competono per offrire configurazioni particolarmente provocatorie, e già qui avanzo riserve. Un'opera che abbia successo in questa competizione è possibilmente un esempio della riuscita dell'arte. Ciò non vale per un'opera che non abbia successo. Io trovo veramente imbarazzante un'affermazione di questo genere. Come si valuta il successo di un'opera? Cioè, un successo teatrale, un successo musicale si valuta dagli applausi del pubblico. Ma se noi parliamo di un'opera d'arte plastica, una pittura, una scultura, come la giudichiamo? Dagli applausi? Ecco, la differenza è che la fruizione di un'opera teatrale o di un'opera di musica, pur essendo possibile a vari livelli esattamente come un'opera plastica, ha però un impatto emozionale diretto. E quindi in questo impatto emozionale è già un successo. La stessa cosa, a mio parere, non si può dire per un'opera plastica. Continuiamo. Per comprendere meglio il carattere agonale addirittura, cioè di agonismo, figuriamoci, agonale dell'arte, possiamo toccare ancora una volta l'estetica, prendendo Diegel, prendendo le mosse però da un passato un po' eccentrico, ovvero laddove Hegel riflette sull'arte pre-romantica, ovvero l'arte dopo la fine dell'arte. Anzi, pardon, post-romantica, ovvero l'arte dopo la fine dell'arte. Secondo la concezione di Hegel, quest'arte è irriducibilmente plurale e si distingue così dall'arte dell'epoca classica, che articola il carattere unitario di una società storico-culturale. Per Hegel l'arte è connessa sostanzialmente a una tale misura, per questa ragione a torto concepisce come fenomeno di decadenza l'espressione plurale che l'arte guadagna dopo la fine da lui contestata. Io invece sono perfettamente d'accordo con Hegel, cioè l'arte non può essere plurale, l'arte è per definizione un qualcosa che ciascuno di noi vive, interpreta e partecipa in base alla propria cultura e alla propria sensibilità. Posso precisare, scrive ancora Bertrand, ciò che intendo dire con determinazione dell'essere umano, dicendo che si tratta di determinazione di pratica umana, ovvero di determinazione di pratiche corporee, percettive, emozionali e simboliche. Ora, tra corporee e simboliche c'è un passaggio piuttosto ampio e non credo che l'arte per se stessa abbia la facoltà di determinare l'essere umano. Può in qualche misura impercettibile contribuire a migliorarlo, ma in misura molto modesta, a patto che vi sia la partecipazione, cosa che non è poi così frequente. Andiamo avanti. Trova qui conferma l'orientamento fondamentale di filosofia dell'arte come quella di Hegel, Heidegger, Adorno, Gadamer e Danton, secondo cui l'arte ha un carattere essenzialmente storico. La lotta agonale dell'arte per determinare correttamente le pratiche umane ha luogo in ambito storico-culturale. E questo è in parte vero,
L'arte può avere un carattere storico. Noi dall'arte abbiamo testimonianze storiche. Ma questa non è una ragione sufficiente. Il problema è di cosa si registra se, a mio avviso, il punto focale è che l'arte o si accoda e rappresenta come fa la pop art e come fa tanta arte contemporanea, si limita a riprodurre, per così dire, la contemporaneità. In questo caso ha un valore storico, basta però, non ha valore d'arte. Non è che valore storico e valore d'arte si completino e si sostengono a vicenda. Ciascuno di sé, ci sono molti aspetti che hanno un valore storico, anche solo, per esempio, la radiocronaca dell'allunaggio, questo ha valore storico, ma non è un'opera d'arte. La testimonianza giornalistica di un evento importante come la morte di Martin Luther King ha valore storico, ma non è un'opera d'arte. Quindi l'opera d'arte non si limita a un valore storico. Il valore storico è una parte probabilmente importante, ma non la sola, che determina l'arte. L'opera d'arte rimangono sempre controverse, il rapporto alla loro fine e la modernità, di cui non possono separarsi. E questo mi sembra un'affermazione azzardata. Perciò l'arte è sempre fondamentalmente moderna, e questo anche nelle sue forme più legate alla tradizione e alla cultura pop. Non si dirige verso la modernità come momento storico caratterizzato dalla minaccia della dissoluzione dell'arte. Chi sostiene una tale fine dell'arte trascura l'insicurezza dell'arte e ne concepisce la modernità nel senso del suo avanguardismo. La modernità dell'arte deve però essere compresa in senso non avanguardistico. E fin qui sono d'accordo. Cioè, la modernità consiste in un fatto oggettivo che l'artista opera all'interno della propria epoca. Ma questo non significa nulla. Dipende dal modo come l'artista interpreta, rappresenta la propria epoca. Il fatto che sia moderno, se un artista si limita a fare un'opera cartellonistica di un evento, di un raduno, per esempio, di cantanti rock, dipende come la fa, come rappresenta l'espressione dei visi, la forma, l'abilità della pittura, la capacità di rappresentare un momento, un'atmosfera. Quindi la modernità in se stessa, così come la storicità, non sono sufficienti. Per comprendere la connessione esistente tra la competizione tra le opere d'arte e il contributo dell'arte all'autodeterminazione dell'essere umano, è necessario tuttavia un passo ulteriore. Finora ho detto che le opere promuovono l'attività dei fruitori e ho anche detto che queste attività devono mostrarsi pregevoli per i fruitori. Ecco, i fruitori però sono in grado di stabilire la pregevolezza dell'opera d'arte? Questa è una domanda che trascura Bertrand. Queste due espressioni contengono un elemento in cui le considerazioni svolte finora non hanno ancora tenuto conto a sufficienza e che possono indicare, affermando che l'esperienza dell'opera d'arte ha carattere normativo pratico. Non ci si può limitare a dire che l'arte riesce o fallisce agli occhi dei fruitori, i quali sono soltanto coinvolti in interazioni con le opere d'arte, bensì si supportano anche criticamente, e alla loro rivendicazione di riuscire come arte prendono posizione in modo valutativo nei confronti delle opere e delle interazioni interpretative. Classificando le opere alla loro dinamica, ne commentano il funzionamento e ne valutano la riuscita estetica. Discutono sul se e sul come le opere soddisfano o no le loro rivendicazioni.
Ecco, qui si dà per scontato praticamente che ogni fruitore sia un critico d'arte. Quindi il fruitore vede l'arte, cioè un conto è la fruizione personale, cioè io vedo un'opera, mi faccio una determinata opinione, la vivo e la interpreto in base alla mia cultura, sensibilità, e fin qui siamo nella norma. Ma questo non tange l'opera d'arte, né la arricchisce né la impoverisce come singolo osservatore, ma neanche come globalità, perché, come abbiamo visto, il successo di un'opera d'arte non dovrebbe essere neanche preso in considerazione. Non dovrebbe neanche essere preso in considerazione. Ecco. Per esempio, quando si parla di successo dell'opera d'arte, allora mettiamo l'Orinatorio di Duchamp e i Barattoli di Merda di Manzoni. Hanno avuto, da un punto di vista storico, delle masse, molta notorietà, quindi molto successo. Quindi sono opere d'arte. Cioè, ragionando in questo modo, si affida alla pubblicità redazionale, chiedo scusa, e più in generale pubblicità e marketing, il successo di un'opera d'arte, come in effetti sta avvenendo, come in effetti sta avvenendo. E questo è il dramma dell'arte contemporanea, che non è più affidata a un tentativo, sia pure imperfetto e approssimativo, di valutazione in base alle caratteristiche proprie dell'arte. Cioè, un tempo i critici dell'arte valutavano addirittura la pennellata, il modo come veniva steso il colore sulla tela, il modo in cui veniva modellata la forma nel marmo, i dettagli, la precisione con cui veniva inciso e scalpellato il marmo. Quindi c'era un aspetto tecnico molto preciso, il significato di un quadro che comprendeva tutta una serie di riferimenti iconologici, storici, no? Metafisici. Ecco, qui c'era la possibilità di interpretazione da parte del critico. Cioè, nell'arte contemporanea, quando io vedo un tronco abbandonato per terra, l'arte povera, un tronco abbandonato per terra, cosa posso dire? Quindi voglio dire che il discorso dell'avanguardia non ha soltanto, contrariamente a quello che sostiene Danto, l'arte finita, lo spazio della filosofia, ha lasciato alla filosofia la possibilità di interpretazione. Questo è senz'altro vero, ma la filosofia di cosa parla allora? Fa un discorso a sé, che con l'arte è puramente un pretesto, non ha nulla a che vedere con l'arte, perché il significato che la filosofia dell'arte attribuisce all'arte sono immaginifici, l'abbiamo detto infinite volte, e quindi non esiste un rapporto. Un conto è che la filosofia aiuti a capire, a interpretare l'opera, un conto è che la filosofia immagini un'opera inesistente e attribuisca significati a qualcosa che non è percepibile dal fruitore. Qui siamo ben oltre la metafisica, quella che Danto dice di odiare. Qui siamo veramente al surreale, ma surreale della forma peggiore, perché in realtà si traduce in decezione questo modo di procedere, perché si pretende di dare significato artistico a qualcosa che non ha nulla, assolutamente nulla di artistico. Né la bellezza, a cui alle volte si fa richiamo, dice la bellezza dell'arte, ma di quale bellezza si parla? Stiamo parlando sempre delle opere dell'arte contemporanea. Ci sono casi in cui questo c'è, ma oserei dire che sono rari. E poi, per esempio, pensiamo a Bill Viola,
che fa i suoi lavori sulle opere. Qui, l'abbiamo già detto altre volte, qui siamo alla pura tecnica, agli effetti speciali. Quindi non esiste una creazione vera e propria. Esiste una manipolazione di opere di arti artisti presentate in forme tecnicamente elaborate. Questo ovviamente le opinioni vanno rispettate, quindi se c'è chi considera questo opera d'arte, certo non glielo si può vietare, però a mio avviso non è così. Che l'opera d'arte ha per definizione una propria autonomia. Quindi l'artista crea un'opera che, il cui valore poi è discutibile non solo in sé, ma anche la possibilità di analizzarlo, di stabilirlo. Comunque c'è un'opera che ha una sua autonomia. Altra cosa se un altro artista usa quest'opera e la rappresenta in modo adottando degli artifici tecnici. Ecco, qui siamo una manipolazione di altra arte, quindi è un discorso che a mio avviso è tutto sommato abbastanza chiaro per chi lo vuol vedere. Però se la filosofia preferisce mettere se stessa in primo piano e l'arte come supporto ai suoi discorsi immaginifici, e allora a quel punto non c'è possibilità di obiezione. Se questa cosa viene accettata, come dice Bertrand, ha successo, e questo cancella tutto. Quindi siamo all'arte, anche nell'arte a competizione. Per cui una donna che come la Cindy Sherman, che presenta vagine dilatate, cose di questo genere, e dato che suscita scalpore, suscitava perché ormai, e quindi notorietà, quindi questo significa successo e quindi significa quello è un'opera d'arte. Mi sembra un criterio quantomeno discutibile. Ovviamente queste sono le mie modeste idee, lascio a voi le valutazioni, come sempre. Buongiorno.